vostra numerosa presenza, che stasera è un dato eccezionale. È giovanissimo, siamo qui dalla rinascita, no, 83, quindi giovincello. Nel 2002 si è naturalmente diplomato a Gio Cagnazzi con un massimo dei voti, ha conseguito la laurea di specialisti in odontoiatria e protesi dentaria, in odontoiatria, quindi ha lì il massimo dei voti, e si è fatto una tesi sperimentale sulla patologia speciale odontostomatologica, sul linfonodo sentinella, nel carcinoma orale. È uno specialista di quello che Pirandello chiamava il fiore in bocca. Vi ricordate il dramma di Pirandello, l'uomo dal fiore in bocca? Sembra una cosa scherzosa, e poi si scopre il dramma che aveva questo uomo, cioè aveva un tumore nella bocca. E il nostro dottore si è specializzato in questo genere di patologie. Quindi tu, quando un malato di questo, dici sempre tu c'hai il fiore in bocca, non è niente. Così dicendo pirandellianamente. E quindi non vi dico tutte le abilitazioni, l'importante è il volontariato che lui ha prestato, sia verso la pratica odontoiatrica, ma sia in altre istituzioni. Ricordo la LILT, per esempio, l'Italiano per la Lotta ai Tumori di Gravina, è medico volontario della sezione di Gravina. Ha fatto tante conferenze, incontri sia nella scuola sia nelle strutture sanitarie, ed è docente volontario di un insegnamento di medicina specialistica odontoiatrica presso l'Università Popolare della Città Barnaba di Altamura. È membro della Commissione Nazionale della LILT per la valutazione clinica e epidemiologica del carcinoma del seme del caporale, famoso fiore in bocca, ed è soprattutto per stasera, è un cinefilo, cioè un appassionato di cinema che da appassionato è diventato esperto. Io non dimenticherò mai, quando ero bambino, abitavamo vicini con sua madre, eccetera, io entravo nella stanza di Stella, che cosa vedi? Una parete piena di DVD, tutti, e c'è qualche cosa sullo film, però già a quest'età conoscevo tutta questa filmografia nazionale e internazionale. E come cinofilo, appunto, è speaker radiofonico e cineblogger, ha collaborato con tante testate giornalistiche specialistiche, Nocturno Cinema, Lab, Film Magazine e riviste online di approfondimento cinematografico, Paper Street e Films Online. Per la rivista Paper Street fa il corrispondente da diversi anni della Mostra del Cinema di Venezia, diciamo dal 2010 al 2018, 12 anni di corrispondenza giornalistica su questo grande evento di cui ci parlerà stasera. Ha collaborato a realizzare il portale Cinema On Take, redige circa 300 schede analitiche su opere di Spielberg, Rose, Antonioni, Wells e altri autori importanti. Suoi saggi sono inclusi nei volumi Il Vivo di Paolo Sorrentino, La grandezza dell'enigma, e 100 registi più vale la pena vivere, è da falso piano. Dal 22 collabora alla rivista di arte e creatività Awan di Antonio Cornacchia. Intervista protagonista del mondo del cinema, animatore e organizzatore di numerose rassegne cinematografiche in collaborazione con l'associazione Denti del Territorio, nel 2017 ha fondato il circolo di cultura cinematografica Formiche Verdi, che stasera gli rappresenta come presidente di questo circolo. Quindi, e signore e signori, il corrispondente da Venezia, tutti lo chiamate, il corrispondente, facciamo un applauso al corrispondente da Venezia. E stasera ce ne fa un resume abbondante, va bene? Bravo, buona giornata. Allora, buonasera a tutti, grazie ancora al Club Federiciano per l'invito, è un piacere stare con voi stasera, non è la prima volta che collaboriamo con il Club Federiciano, ricordo la proiezione del film Napoleon di Abel Gance, è stata una proiezione veramente storica, e stasera siamo qui su proposta del Club Federiciano, abbiamo scelto insieme l'argomento di questo incontro nell'ottica della celebrazione di un anniversario. Quest'anno si è tenuta a Venezia l'80ª edizione ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. 80ª, e quindi il nostro anniversario è questo in realtà. Non sono pochi. Allora, 80ª edizione, ma c'è subito un piccolo giallo, perché nel 2022, cioè l'anno scorso, si è celebrato il 90ª compleanno della Mostra. Com'è possibile?
E sono andato a fare un po' di ricerche perché non era facile il calcolo, diciamo, immediato. In realtà ci sono un po' di sorprese. Quello che vedete è il manifesto della edizione della mostra dell'anno scorso, in cui si celebra il 90° compleanno della mostra. Questo perché la prima edizione della mostra in Cina di Venezia si è tenuta nel 1932, quindi 32-2022 siamo a 90 anni. Però quest'anno, vedete, quella dell'anno scorso era la 79esima edizione, quella di quest'anno è stata l'80esima edizione. Come mai? Beh, ci sono alcuni anni mancanti e cominciamo a fare una primissima panoramica su queste date. 32, prima edizione, la cadenza che si decide di imprimere alla mostra del cinema è biennale, quindi nel 33 la mostra non si svolge, nel 34 si svolge la seconda edizione. Cosa succede? Poi ovviamente nel corso degli anni 40 l'evento della seconda guerra mondiale impatta sulla storia della mostra e per tre anni, solamente tre anni, cioè il 43, 44 e 45, la mostra del cinema di Venezia non si tiene. Negli anni precedenti sì, scopriremo cosa succede. Nel 46 si svolge un'edizione della mostra, ma non viene calcolata, non viene annoverata nel computo ufficiale. È un'edizione, diciamo, un po' avventurosa, che riparte, poi vedremo, nel dopoguerra. Nel 47 la mostra riparte con la numerazione ufficiale, ma il conteggio riparte dalla ottava edizione, cioè come se tornassimo indietro, perché dal computo ufficiale delle mostre vengono escluse le edizioni del 1940, 41 e 42. Cioè in quegli anni la mostra, cioè, si è svolta effettivamente, ma essendo pesantemente contaminata dal regime, nel dopoguerra si decide di cancellare la memoria storica di quelle tre annate. Quindi esistono resoconti delle mostre del 40, 41, 42, ma non sono annoverate nel computo ufficiale. Poi cosa succede? Nel corso degli anni 70 c'è un altro evento a cui arriveremo, che è la grande contestazione del 68. In quegli anni lì la mostra del cinema di Venezia attraversa un periodo di grande, grande turbolenza. Ci arriveremo, capiremo cosa è successo. Ci sono due anni, solamente due anni però, che sono il 73 e il 78, in cui la mostra non si tiene. Nel 74 invece ci sono delle manifestazioni che non rientrano nella mostra del cinema vera e propria, però insomma ci sono delle proiezioni. Il conteggio riparte solo nel 1975, ma ripartirà ufficialmente addirittura nel 1983 con la 40esima edizione della mostra. Quindi, segnato tu una della mostra. E diciamo così, comincia la sua seconda fase, cioè i suoi secondi 40 anni. Nel momento in cui mi sono approcciato a questa presentazione, ho cercato di individuare quali si potessero considerare le figure storiche di personaggi che, diciamo, potremmo definire i padri fondatori della mostra, cioè le figure storiche che hanno avuto il merito, diciamo il merito, di pensare a questa manifestazione. Sicuramente questo signore che vedete qui in foto, che si chiamava Antonio Maraini, il cognome vi dice qualcosa ed è effettivamente è quello, la stirpe, sarebbe il nonno di Dacia Maraini, il padre di Fosco, sì, assolutamente, e una figura che durante il ventennio era preminente nello scenario culturale dell'epoca. Era uno scultore, principalmente uno scultore, però era inserito in molti enti e soprattutto è stato segretario della Biennale. La Biennale, ente che come tale viene, diciamo, nasce alla fine dell'Ottocento, 893-94, ma si deve a questo signore il pensiero di aggiungere, potremmo dire, il cinema al pantheon delle arti rappresentate nella Biennale. Cioè,
Nel 1932 ovviamente esisteva già la Biennale, esisteva la Biennale Arte, esisteva la Biennale Musica da qualche anno, ma nessuno aveva mai pensato di includere il cinema nel novero delle arti maggiori. C'è un aneddoto interessante in cui lo stesso Maraini racconta che insomma, l'illuminazione sarebbe venuta assistendo ad una partita di calcio. Ad una partita di calcio lui avrebbe pensato che, vedendo tutte quelle masse mobilitate per un evento sportivo, così, ha pensato qual è l'arte adesso che può attirare le masse, che può mobilitare le masse, e si è risposto il cinema. E quindi si deve a lui questa intuizione, diciamo, di aggiungere il cinema al grande numero delle arti rappresentate all'interno della Biennale, che già esisteva. Un'altra figura assolutamente decisiva, direi decisiva, nella storia della nascita della Mostra del Cinema di Venezia è quella del conte Giuseppe Volpi di Misurata. Vedete, questo signore, diciamo, un aspetto già, insomma, mi sembra nobile, nobiliare, figura sicuramente aristocratica, e riveste un ruolo importantissimo nell'ambito della Biennale dell'epoca. Ed è veneziano. E veneziano, questo non è da sottovalutare, perché si deve a lui un elemento importante, cioè è sua la volontà di realizzare la Mostra del Cinema al Lido di Venezia. Perché? Perché questo signore, tra i suoi numerosissimi incarichi, è anche il presidente della cosiddetta, e uno dei maggiori azionisti, della cosiddetta CIGA, cioè Compagnia Italiana dei Grandi Alberghi, che è la proprietaria di un hotel in particolare fondamentale per la storia della Mostra del Cinema, cioè l'hotel Excelsior del Lido di Venezia. Quindi qual è il ruolo del Conte Volpi? Diciamo, lui appoggia ovviamente la decisione di Maraini di aggiungere il cinema al numero delle arti della Biennale, ma ovviamente il suo interesse anche imprenditoriale lo porta a prediligere come sede della prima edizione della Mostra del Cinema l'Hotel Excelsior, cioè la prima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si svolge sulla terrazza dell'Hotel Excelsior, adesso ci arriveremo. Quindi, diciamo, la sua figura è importante per quell'elemento di mondanità e quell'elemento di richiamo turistico che la Mostra del Cinema già all'epoca rappresentava. E ovviamente aveva un interesse diretto, essendo il proprietario dell'Hotel Excelsior, della società che gestiva l'Hotel Excelsior, però, diciamo, la sua intuizione si è rivelata a posteriori importantissima, perché il Lido di Venezia è proprio la casa della Mostra, è diventata la casa della Mostra. Ovviamente finora abbiamo visto due figure legate alla Biennale, quindi legate all'ambiente veneziano, però è chiaro che una così grossa manifestazione non sarebbe probabilmente stata possibile senza l'avallo romano, senza la componente, diciamo, di romanità, diciamo così, dell'epoca. E Luciano De Feo è sicuramente la persona che all'epoca era al vertice di molti istituti cinematografici della Regione e viene coinvolto direttamente da subito nell'organizzazione della prima mostra, e il suo ruolo è importantissimo perché era una persona assolutamente innamorata del cinema e aveva una serie di contatti molto molto influenti con quasi tutti i paesi del mondo, quindi soprattutto con gli Stati Uniti, ma anche con altri paesi produttori, anche per esempio paesi che appartenevano all'altro versante, quindi pensiamo alla Russia. Adesso scopriremo quali paesi furono presenti alla prima edizione della Mostra del Cinema, è molto interessante. Tra le figure che hanno segnato la storia della Mostra del Cinema abbiamo visto questi tre personaggi che possiamo ritenere sicuramente i padri fondatori della Mostra. Ce ne sono altri due che io ho voluto aggiungere perché hanno avuto comunque un ruolo importante.
In particolare quella della figura di Francesco Pasinetti, anche lui veneziano, è molto 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 interessante. È un personaggio che ha fatto di tutto, è stato regista di cortometraggi, regista di lungometraggi, critico, studioso, ha lavorato con il teatro, insomma ha avuto una serie di esperienze artistiche importantissime, e tra l'altro si deve a lui l'intuizione importantissima italiana dei cineclub, cioè è stato il padre delle associazioni dei circoli di cultura cinematografica, quindi mi piace ricordarlo anche in questa occasione per questo motivo. Ovviamente anche lui era vicino al regime, sono tutte figure che sono state profondamente legate al regime, però è chiaro che i loro, almeno alcuni meriti storici vanno riconosciuti. Vedete, è stato importantissimo, ha girato dei cortometraggi meravigliosi, vi consiglio di cercare, per esempio su YouTube c'è un cortometraggio che si chiama La Gondola, e tutto proprio un piccolo documentario sulle gondole veneziane, bellissimo, sulle gondole veneziane. A Francesco Pasinetti è intitolata una sala di proiezione all'interno della mostra del cinema, una piccola sala di proiezione. Invece, non lo abbiamo detto, al Conte Volpi sono intitolati tuttora dei premi importanti della mostra del cinema, cioè le coppe, cosiddette coppe Volpi, che premiano le migliori interpretazioni maschili e femminili. Quindi è un premio che è rimasto e ha conservato questa denominazione da allora. Nessuno ha pensato di cambiare il nome. E poi mi fa piacere includere nel novero delle figure importanti nella storia della mostra del cinema una donna. Una donna poco ricordata, poco celebrata, non è stata intitolata nessuna sala a Flavia Paolone, ma lo meriterebbe secondo me, perché ha attraversato svariati decenni di storia della mostra del cinema. Ha avuto un ruolo importantissimo, diciamo, di, potremmo dire, tutto fare, segretaria, selezionatrice, ha curato i rapporti con i registi, traduttrice anche, perché conosceva molto bene l'inglese e il francese. Insomma, è una figura che ha attraversato la storia della mostra del cinema di Venezia dagli anni 30 agli anni 70, grosso modo, è stata soprannominata così affettuosamente la Dogaressa, e ha scritto anche un libro importante che si chiama La Dogaressa Contestata, sul periodo della contestazione della mostra del cinema, e è una figura che credo meriti di essere ricordata anche più di quello che si fa. Arriviamo ai luoghi della mostra. Ho voluto fare un veloce passaggio su un po' la localizzazione della mostra del cinema di Venezia. La chiamiamo mostra del cinema di Venezia, in realtà non si svolge a Venezia, si svolge a Lido di Venezia. Non so quanti di voi sono stati al Lido di Venezia, conoscono un po' la situazione. Allora, il Lido di Venezia è un isolotto, quell'isolotto stretto e lungo quasi 30 km, molto lungo, e stretto, ma molto stretto, ha una larghezza massima di 2 km. Quindi è una striscia di terra che si trova a circa 25 minuti di navigazione da Venezia. Quindi potremmo definirlo un'isola nell'isola, è stato definito un'isola nell'isola. Quindi è un luogo abbastanza appartato, abbastanza fuori dal grande movimento turistico anche di Venezia di questi anni. E questa forse è stata un po' la sua fortuna, perché non è stato contaminato dal grosso frangente del turismo di massa, no? Anche durante la mostra del cinema sicuramente le presenze sono tante, ma il caos, la confusione che c'è alla mostra non si vede mai al Lido di Venezia. Lido di Venezia che durante l'anno attraversa quasi una specie di letargo e si risveglia solamente a fine agosto ogni anno quando arriva la mostra del cinema. Quindi alcuni lo hanno definito appunto isola nell'isola, qualcun altro l'ha chiamato isola ad alto tasso di utopia. Ad alto tasso di utopia. Questo è l'Hotel Excelsior. L'Hotel Excelsior anche è conservato tuttora, insomma,
così, conservato benissimo, è uno degli alberghi più affascinanti, storici d'Italia, costruito nel 1908, in stile Liberty. Vedete, questa zona delle piscine, dove oggi ci sono le piscine, è proprio quella dove si sono svolte le prime proiezioni della nostra vicina Erzia. Adesso ci arriveremo. Le prime due edizioni della Mostra del Cinema di Venezia si svolgono qui, si svolgono dentro l'Hotel Excelsior. L'Hotel de Bain è più antico dell'Hotel Excelsior e oggi purtroppo è in stato di abbandono, purtroppo è stato aperto solamente qualche anno fa in un'occasione assolutamente provvisoria, ma poi è stato richiuso subito. È un posto straordinario, molto affascinante, non ha mai ospitato delle proiezioni, ma è stato per anni il luogo della movida veneziana durante la mostra del cinema. E ci sono tanti resoconti, grandi feste organizzate per esempio per molti anni di seguito, i genitori di Luchino Visconti, il Modrone, organizzavano grandi feste, grandi ricevimenti qui all'Hotel de Bain, e quindi è stato sicuramente un luogo fondamentale per l'immaginario della mostra del cinema di Venezia. Però il cuore pulsante della mostra del cinema di Venezia tuttora è il Palazzo del Cinema. Quello che vedete nella foto è una costruzione che risale al 1937, quindi già siamo alle prime edizioni della Mostra del Cinema, e con tempi molto rapidi il regime si dà da fare per dare una struttura stabile alla Mostra del Cinema di Venezia. L'impostazione è quella che è ancora oggi conservata, il progetto dell'ingegner Quagliata è rimasto tuttora ben conservato, nonostante abbia attraversato e conosciuto vari rifacimenti. Ospita all'interno una sala molto grande, di più di 1000 posti, cosiddetta sala grande, che è il luogo dove si svolgono le proiezioni più importanti della mostra del cinema di Venezia. Le premiere, con tutti i cast, i registi, gli attori, si svolgono qui, e non vi ho messo foto del tappeto rosso, ma immaginate una striscia, appunto, di red carpet qui davanti, e il luogo appunto dove si svolge la passerella del glamour tutti gli anni, ancora oggi, davanti al Palazzo del Cinema. Un altro luogo importante è il Palazzo del Casinò. Il Casinò è stato eretto nel 1938, quindi solamente un anno dopo il Palazzo del Cinema, e nasce come Casinò, cioè viene utilizzato come Casinò fino agli anni 90, pensate, dal 38 al 90 funziona il Casinò del Lido di Venezia. Quindi c'è questo duopolio, da un lato c'è la mostra, accanto c'è il Casinò. Quindi immaginate anche il richiamo turistico che poteva avere questo tipo di situazione. Nel 90 viene chiuso, e dal 90 in poi, negli anni successivi, viene inglobato all'interno della mostra del cinema di Venezia. Oggi ospita diverse sale di proiezione al suo interno, e soprattutto è il luogo, la casa, dei corrispondenti, dei giornalisti, degli accreditati stampa. Ospita all'interno della sala stampa, e gli interni sono molto belli, dei grandi saloni, dei grandi mosaici, è un luogo molto significativo. Ho fatto una piccola ricognizione sui luoghi della mostra del cinema nelle varie annate. Abbiamo detto la prima edizione, ne parleremo tra poco più diffusamente, si svolge sulla terrazza del Excelsior. Nel 34, dal 34 al 36, le edizioni si svolgono nel giardino delle fontane, sempre del Excelsior. Nel 37 viene eretto il Palazzo del Cinema, per 3 anni si utilizza il Palazzo del Cinema. Poi che succede? La guerra comincia a scombinare un po' le cose. Nel 40 si decide, per motivi di sicurezza, di spostare la mostra a Venezia. Quindi nel 40 già la mostra non si svolge più al Lido, ma viene portata a Venezia,
e si svolge all'interno di un cinema storico di Venezia che si chiama Cinema San Marco, oggi non c'è più, per 3 anni. Queste sono le famose edizioni che poi vengono cancellate dal Covid. Nel dopoguerra, vedete, ci sono 2 annate particolarissime in cui la mostra del cinema si svolge a San Marco, nel cortile di Palazzo Ducale. Immaginate le proiezioni in piazza San Marco, una cosa incredibile. Questa foto è un po' piccolina, però vi documenta il 1947. Nel 1947 tutte le proiezioni della mostra del cinema di Venezia si svolgono in piazza San Marco, all'aperto, quindi sono edizioni memorabili. Dal 48 in poi la mostra del cinema torna definitivamente al Lido, all'interno del Palazzo del Cinema e nell'area della mostra, che è utilizzata tuttora. Questa è una panoramica sulla figura dei direttori. Il direttore della mostra del cinema è una figura decisiva, proprio assolutamente centrale. Chi è il direttore? È colui che ha in mano tutta l'organizzazione della mostra del cinema, in particolare quello che sancisce la selezione dei film, cioè quello che è responsabile di tutta la selezione dei film, dell'organizzazione, dei contatti con i produttori, quindi è una figura importantissima. È di nomina della Biennale, cioè viene nominata, la figura del direttore viene nominata la presidente della Biennale. Qualche mese fa è decaduto il vecchio presidente della Biennale, Cicutto, il governo sembra che abbia nominato Pietrangelo Buttafuoco, nuovo presidente della Biennale, non è ancora ufficiale, ma capiremo, e Buttafuoco a sua volta nominerà a breve il nuovo direttore della mostra del cinema di Venezia, scopriremo chi è. E finora questa è la panoramica dei direttori della mostra del cinema. Sui primi nomi possiamo così tralasciare alcuni di loro, citiamo quello di Elio Zorzi, che è stata una figura importantissima a Venezia, gli è dedicata un'altra piccola sala all'interno del Palazzo del Cinema, Sala Zorzi. Poi arriveremo alle figure più importanti nel momento in cui parliamo delle edizioni più significative. Sicuramente la figura di Luigi Chiarini, del professor Chiarini, la citeremo. Poi vedete dopo c'è Gianluigi Rondi, un altro critico importante. E poi arriviamo a Carlo Lizzani, Biraghi. C'è un periodo in cui è direttore della mostra del cinema Gillo Pontecorvo, negli anni 90. C'è un biennio in cui è direttore Felice Laudadio, oggi direttore Deus Ex Machina del Unifest. Barese. Poi c'è Alberto Barbera che fa 2 mandati, ci arriviamo. C'è un biennio di quest'altro personaggio un po' particolare, Maurice De Adel, e poi c'è Marco Müller, arriveremo a lui. Io ne ho selezionati 4, ho selezionato 4 figure di direttori che secondo me sono quelle un po' più interessanti da analizzare. Ci arriveremo nel momento in cui parliamo delle singole edizioni della mostra o di quelle più importanti. Allora, il primo a sinistra in alto è il professor Chiarini, Luigi Chiarini, che è direttore. Ha insegnato in Università di Bari. Sì. Beh, è stato un accademico importante, ha avuto vari ruoli, critico, una persona molto rigorosa, è direttore della mostra del cinema a metà degli anni 60, dal 63-64 fino al 68, poi capiremo che succede nel 68. Fu molto contestato, capiremo perché. Accanto a lui c'è Carlo Lizzani. Carlo Lizzani lo conosciamo principalmente come regista, no? Regista importante di tanti film italiani dell'impegno, diciamo così. Però un ruolo importantissimo nella storia della mostra del cinema l'ha avuto anche Carlo Lizzani, perché a lui si deve il rilancio della mostra del cinema dopo il periodo del 68. Quindi è lui che
è a lui che viene affidata la Mostra del Cinema alla fine degli anni 70, e per un quadriennio Carlo Lizzani riavvia il percorso della Mostra del Cinema, ed è un riavvio difficile, complicato, capiremo perché. Accanto a lui ci sono i due direttori della Mostra del Cinema che io, diciamo, ho conosciuto, che ho visto, che ho frequentato, cioè Marco Müller e Alberto Barbera, due grandi personaggi molto diversi. Marco Müller è un grande sinologo, cioè uno studioso di Oriente, Cina, Giappone, Corea, e ha impresso fortemente questo suo sguardo all'Oriente anche sulla Mostra. Durante gli anni della sua direzione, la Mostra del Cinema di Venezia proprio si apre tantissimo alle cinematografie orientali, come dovrebbe fare, perché ricordiamoci che siamo a Venezia, quindi lo sguardo verso l'Oriente credo sia molto importante per la Mostra del Cinema, e a Marco Müller si deve in particolare questa connotazione. Molto aperto, e uno che tende ad includere tanto cinema diverso nella Mostra del Cinema. E poi accanto a lui vediamo la figura di Alberto Barbera, che forse vi sarà più familiare perché si vede parecchio in televisione negli ultimi anni. È stato direttore e tuttora direttore in carica, diciamo, scadrà a breve probabilmente, per un periodo lunghissimo. È il direttore che rimane in sella per più anni in assoluto, credo più di 10 anni tra il primo e il secondo mandato, e quindi è quello che più di tutti ha impresso una sua identità, potremmo dire, alla Mostra del Cinema, perché come in tutte le cose, no? Un periodo lungo di attività dentro un ente, un'istituzione, permette di dare un'impronta, diciamo, a quell'ente. Alberto Barbera è un personaggio non appariscente, molto, insomma, elegante, potremmo dire inglese nella sua attività, che però ha saputo fare di Venezia, ha saputo rilanciare la Mostra del Cinema di Venezia a livello globale, planetario, con una serie di scelte importanti che ne fanno il festival, secondo me, più proiettato verso il futuro, nonostante sia il festival più antico del mondo, questo non l'abbiamo detto. E la Mostra del Cinema di Venezia è il festival cinematografico più antico del mondo. Il Festival di Cannes nasce nel dopoguerra, nasce nel 1946, e tutti gli altri festival nascono tutti nel dopoguerra, tutti i festival importanti nascono. La Mostra del Cinema di Venezia è la prima esposizione cinematografica ufficiale che si svolge. Qualcuno annovera il premio Oscar in questo novero di festival. Non è così, perché quella è solamente una premiazione, non è un festival. Gli Oscar nascono nel 29, quindi la prima mostra del cinema, il primo festival cinematografico della storia è quello di Venezia, senza dubbio. Ogni anno, o almeno dagli anni 50 in poi, si decide di istituire una giuria che deve assegnare i premi. No? Prima degli anni 50 erano gli organizzatori stessi della mostra che assegnavano i premi. A un certo momento in poi si decide di chiamare delle personalità esterne alla mostra, esterne alla Biennale. E quindi qui vedete un elenco di grandi registi che sono stati presidenti della mostra di giuria, presidente di giuria della Mostra del Cinema. Addirittura Bernardo Bertolucci è stato presidente 2 volte, l'unico che, insomma, ho trovato in questa caratteristica. Poi tanti altri, Antonioni, Leone, vedete, tanti registi italiani e anche internazionali che sono stati presidenti di giuria. Nella foto vedete l'ultimo, che si chiama Damien Chazelle, più giovani lo conosceranno sicuramente, è stato presidente di giuria l'anno scorso, pochi mesi fa. Poi c'è una cosa interessante, perché per un periodo di tempo a ricoprire il ruolo di presidente di giuria della mostra sono stati chiamati anche degli uomini di lettere, diciamo così.
presidenti di giuria della mostra del cinema negli anni 50 sono stati per esempio Montale, Silone. Negli anni 60 sono stati presidenti, insomma, di assoluto calibro, come quelli che vedete. Io qui vi ho messo la foto di un personaggio che a me è molto caro, che viene ricordato un po' poco, che ha avuto il grande, la grande capacità di essere sia uomo di cinema che uomo di lettere, perché Mario Soldati è stato grande regista e grande scrittore. Si ricorda troppo poco la figura di Mario Soldati, però è stato presidente di giuria nel 1964. Poi vedete altri nomi altisonanti: Bassani, Moravia. Nel 79 Umberto Eco, nell'anno del Nome della Rosa, viene chiamato nella giuria della Mostra del Cinema di Venezia, e non come presidente, ma come giurato. Nell'81 è presidente di giuria Italo Calvino. Gore Vidal nel 90, insomma, altre figure importanti. Facciamo una rapida panoramica un po' sui premi. Abbiamo detto che le edizioni sotto il fascismo hanno non abbiamo detto che le edizioni sotto il fascismo hanno numerosissimi premi. Ogni edizione assegna una caterva di premi, 20, 30, 40 premi con le denominazioni più particolari, però non si chiamano Leoni d'Oro. Tutti i premi assegnati nelle edizioni del 37, 38, 39, 40 non sono Leoni d'Oro, sono tutte coppe Mussolini. Sono tutte coppe Mussolini, diciamo, sono state in gran parte espunte. Dal 34 al 42 si assegnano appunto le coppe Mussolini, sono due: Coppa Mussolini per il film miglior film italiano, per il miglior film straniero. Dal dopoguerra in poi si cominciano ad assegnare Leoni d'Oro, però ci sono delle particolarità, ci sono degli anni in cui Leoni d'Oro non sono stati assegnati, perché la giuria era troppo esigente, era troppo esigente. Pensate, nel 53 con Eugenio Montale presidente di giuria, insomma, evidentemente Montale non si accontentava facilmente e non assegna il Leone d'Oro, decide di arbitrariamente di non assegnare il Leone d'Oro, ma assegna ben 7 Leoni d'Argento a film di assoluto rilievo, tra cui I racconti della luna pallida di Agosto di un grandissimo regista giapponese, Mizoguchi, I vitelloni di Federico Fellini, Moulin Rouge di John Huston, insomma, grandissimi film che si beccano e tutti il Leone d'Argento, 7 Leoni d'Argento nel 53. Nel 56 accade ancora di peggio, cioè non si assegna né il Leone d'Oro né il Leone d'Argento, niente. Dal 69 al 79, ovvero gli anni della contestazione, proprio uno dei punti cardine delle richieste dei contestatori era proprio l'assegnazione dei premi. Cioè i registi che contestavano la mostra del cinema di Venezia ritenevano che una mostra competitiva, cioè con l'assegnazione di premi, fosse inconcepibile, cioè fosse impensabile assegnare dei premi a dei film in una manifestazione. E quindi si arriva poi al periodo, al decennio, dal 69 al 79, in cui non sono assegnati i Leoni d'Oro, niente, nessun premio. L'assegnazione dei Leoni d'Oro riparte ufficialmente nel 1980 sotto la direzione, abbiamo citato, di Carlo Pizzani. Quante volte un film italiano ha vinto il Leone d'Oro? 10 volte, esattamente 10 volte su 80 edizioni ufficiali. Abbastanza poche, però con dei titoli importanti. Sull'edizione del 54 ci sono stati tanti racconti molto, insomma, divertenti, anche perché alla fine il Leone d'Oro del 54 è andato al film
Giulietta e Romeo di Renato Castellani. Ma dovete sapere che quell'anno in concorso a Venezia c'erano altri due film italiani, probabilmente più meritevoli, che sono Senso di Luchino Visconti e La strada di Federico Fellini. E si arrivò a una vera e propria rissa nel momento in cui furono assegnati i premi tra viscontiani e felliniani. Ci arriveremo a questo passaggio perché è molto interessante. La giuria, così in maniera salomonica, decise di non assegnare il Leone d'Oro né a uno né all'altro, ma a un film sicuramente, diciamo, meno prestigioso da un punto di vista artistico, come appunto il film di Renato Castellani. Non so se qualcuno di voi lo ricorda, l'ha visto, Giulietta e Romeo di Castellani. È un film sicuramente ben fatto, però non raggiunge quelle altre vette. Arriviamo al 59. Nel 59 succede una cosa molto interessante. Nel 59 c'è un'assegnazione di Leone d'Oro ad ex aequo a due film italiani, cosa mai successa, che non si ripeterà mai più, fino ad allora non si è mai più ripetuto. E i film in questione sono La grande guerra di Mario Monicelli e Il generale della Roma di Roberto Rossellini, due capolavori assoluti che la giuria decide di premiare entrambi con il massimo riconoscimento, con il Leone d'Oro, cosa assolutamente inusitata. Nel 62 un altro ex aequo, lo scopriremo tra poco, premia Cronaca familiare di Valerio Zurlini, un altro regista che merita di essere ricordato, e poi arriviamo al 63 con il premio Le mani sulla città di Francesco Rosi. A questo proposito vi faccio vedere una piccola clip del film. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. Non volete le mani sporche? Le nostre mani sono pulite! Sono pulite! Ma i nomi? Sulla bocca di tutti. Tra questi il più importante è quello di Edoardo Nottola. Signore di vita, avete visto come si fa la democrazia? Assolutamente straordinario, che altrimenti un trailer della versione restaurata, costruisci l'intero, altrimenti il trailer brevemente, insomma, brevemente. È un film, la speculazione inizia, esatto, è un film di impegno civile importante, i palazzinari, le mani sulla città sono proprio quelle dei costruttori, no? Di chi, dei famosi palazzinari, vedete delle scene, un impatto notevolissimo, dei crolli veri filmati da Francesco Rosi, insomma è un film potentissimo tuttora, un grande road style, non ci possiamo addentrare nelle trame perché altrimenti... No, ma per la città è una città ideale o una città precisa? No, è una città precisa. Dove è Agrigento? Qual è? No, è Agrigento. Napoli, qual è? Napoli. Ah, è Napoli. Negli anni 60, il boom di lì, c'è il boom e quindi sì, tramite i palazzi. E come vedete è un film ancora attualissimo, tanto che la Cineteca di Bologna lo ha restaurato, lo mostra tra i suoi classici. Restando sui registi italiani e facendo un rapido passaggio sui, diciamo, i grossi calibri della nostra storia,
il rapporto tra Luchino Visconti e la Mostra del Cinema di Venezia è molto interessante, tormentato, perché lui non è mai stato soddisfatto dell'accoglienza che gli è stata riservata a Venezia. Pensate che il primo film che lui porta a Venezia è un capolavoro, è già un capolavoro, come La Terra del Fuoco, ma non viene premiato con niente, cioè non ha neanche una mezza menzione, neanche un milione d'argento, niente. Ma la l'onta per lui più grave è quella del 54, in cui Senso viene completamente snobbato e anche qui non riceve assolutamente nulla. Peggio ancora succede nel 1960 dal suo punto di vista, perché nel 60 lui era certo di vincere il Leone d'Oro, cioè lui partecipa alla Mostra del Cinema del 60 con Rocco e i suoi fratelli certissimo di vincere il Leone d'Oro, cioè lui proprio lo dice, me lo aspettavo, mi aspettavo di vincere, non lo vinse. E invece chi lo vince? Lo scopriamo. E la stessa cosa succede nel 57 con un altro grande film, Le Notti Bianche, anche lì Leone d'Argento. Nel 65 avviene il risarcimento postumo, cioè la giuria gli assegna finalmente il Leone d'Oro, però per un film sicuramente meno rilevante rispetto ai precedenti, Vaghe Stelle dell'Orsa. Però insomma, alla fine si poteva accontentare, diciamo, l'ha vinto il Leone d'Oro, invece Fellini non l'ha mai vinto. Fellini non ha mai vinto il Leone d'Oro e nel 54, nel derby con Senso, va meglio a Fellini, cioè riesce a spuntare il Leone d'Argento, e lo stesso nel 53 con i Vitelloni nella premiazione ex aequo che abbiamo visto. Poi c'è il Bidone, film meno interessante, e poi queste due partecipazioni di Fellini negli anni 60, nel periodo della contestazione, in cui Fellini si avventura, nonostante le edizioni non siano ufficiali, siamo fuori dal numero, però Fellini per solidarietà con i contestatori porta due film, nel 69 e nel 70, alla Mostra del Cinema. Solamente quattro registi nella storia hanno vinto due volte il Leone d'Oro. Questa è una curiosità, quattro registi, nessun italiano ha mai vinto due volte il Leone d'Oro. Ben due francesi, André Caillat, regista un po' dimenticato oggi, poco ricordato, due volte nel 50 e nel 60, eccolo, nel 60 vince a detrimento di Rocco e i suoi fratelli, capolavoro, viene premiato questo film abbastanza mediocre, cioè Il passaggio del Reno di André Caillat, e va così. Poi due Leoni d'Oro li ottiene Louis Malle, adesso ci arriveremo a Louis Malle, un'altra figura importante, e poi la vincono gli orientali. Due Leoni d'Oro li vince Zhang Yimou, cinese, 92-99, e due, secondo me, completamente immeritati, li vince Ang Lee nel 2005 e nel 2007. Questi invece sono gli ex aequo, vedete questa foto, questa è una foto molto bella che sono riuscito a trovare. Quella a sinistra è un giovane Mario Monicelli e quella a destra è un poco più maturo Roberto Rossellini. E storico ex aequo del 59 tra la Grande Guerra di Monicelli e Il Generale della Rovere di Rossellini, due film assolutamente straordinari. Nel 62 c'è un altro ex aequo, cui vengono premiati Valerio Giurlini e Andrei Tarkovsky, un grande maestro del cinema russo, con la sua opera prima, L'infanzia di Ivan, viene premiato a Venezia. Negli anni 80, nel 1980, due Leoni d'Oro, uno alla Francia con Louis Malle, Atlantic City USA, e un altro al grandissimo John Cassavetes con Gloria, una notte d'estate. Poi nel 93 Robert Altman, America Oggi e Kieslowski, nel 94 altri due film, uno di Lamour taiwanese e l'altro Prima della pioggia di Milko Manchester. Quindi cinque volte c'è stato un ex aequo per il Leone d'Oro.
La Francia è in assoluto il paese che ha vinto più leoni d'oro, e questo forse segna un po' di una specie di così, sudditanza psicologica delle giurie, che per non dare premi ai film italiani, per non essere tacciati di provincialismo, spesso hanno premiato film francesi. E sono ben 12, vedete il primo è quello che vedete in questa locandina, un bellissimo film tratto dal romanzo di Manon Lescaut, una versione cinematografica di Manon Lescaut di Henri-Georges Clouseau, un bellissimo film, poi i due film di Caillat, due volte, Giustizia è fatta e Passaggio a Rien, Alain René l'anno scorso a Marienbad, un capolavoro assoluto. Rientra nel novero dei film francesi Bella di Giorno di Luis Buñuel, anche se Buñuel ovviamente non era francese, e poi Louis Malle, Jean-Luc Godard, Agnès Varda. Arriveremo adesso alle donne. Adesso vediamo un piccolo trailer del film Arrivederci ragazzi di Louis Malle del 1987, un altro film secondo me meraviglioso. Su, sali adesso. Figlioli, vi presento Jean Bonnet, vostro nuovo compagno. Come ti chiami? Io mi chiamo Julien Cantin e chi cerca rogna mi trova. Va d'accordo col suo nuovo compagno? Chi, Bonnet? Sia molto gentile con noi. Perquisizione. Voi non avete diritto di entrare qui. Sei marsigliese. Non hai l'accento. Non sono nato a Marsiglia. Sei nato dove? Anche se te lo dico, non sapresti dov'è. Senti un po' tu, non sai leggere? Questo ristorante è vietato agli ebrei. Simpatico il tuo amico, però parla poco. Ha i suoi motivi. La disciplina e la forza del soldato tedesco. Quello che manca a voi francesi è la disciplina. Dell'area geografica che potremmo chiamare Oriente, con una, diciamo, uno sguardo largo che va dal Medio Oriente all'Estremo Oriente. E soprattutto negli ultimi anni, vedete, soprattutto dall'89 in poi, Taiwan, Cina, Taiwan, Vietnam, Giappone, Cina, c'è un grande film iraniano premiato nel 2000, l'India anche, insomma, storicamente la Mostra del Cinema di Venezia ha nel DNA, abbiamo detto, questo sguardo rivolto verso l'Oriente, ed è bene che continui a coltivarlo. Una cosa molto interessante che credo meritasse di essere segnalata è il numero di leoni d'oro assegnati a una donna nella storia della mostra. Sono abbastanza poche, dovrebbero essere 7. Sì, sono solamente 7. E vedete, la prima arriva nel 1981,
abbastanza tardi, la prima ad essere premiata è Margaret von Trotta, regista tedesca, con un film che si chiama Anni di piombo. Dopo di lei Agnès Varda, grandissima. Le vedete nella foto, in alto a sinistra c'è Margaret von Trotta, poi c'è subito a destra Agnès Varda, straordinaria, un personaggio veramente unico, e in basso ho messo una foto di Sofia Coppola, figlia di Francis Ford Coppola, premiata nel 2010 per Somewhere. Vedete che negli ultimi anni, dal 2020 al 2022, ci sono state ben 3 donne premiate con il Leone d'Oro. Questo a dimostrazione della tendenza un po', diciamo, che i festival, dopo il fenomeno del cosiddetto Me Too, con le varie denunce, con, diciamo, tutto quello che si è verificato negli ultimi anni, hanno in qualche modo, potremmo dire, tributato una sorta di giusto risarcimento, più o meno giusto, poi possiamo discutere, risarcimento, potremmo dire, alle donne, premiandole. Sono film assolutamente meritevoli. Per 3 anni di seguito, Chloe Zhao nel 2020, poi Audrey Diwan nel 2021 e Laura Poitras nel 2022 con un documentario premiato a Venezia. Ogni anno, o almeno dagli anni 60-70 in poi, la mostra assegna uno o più Leoni d'Oro alla carriera. I Leoni d'Oro alla carriera sono premi rilevanti, molto importanti, prestigiosi, che segnano il coronamento di un percorso artistico importante. Addirittura, vedete, nel 1982, per il 50° compleanno della mostra, che abbiamo detto la prima del 32, furono assegnate una serie enorme di Leoni d'Oro alla carriera. Vedete, tutti dei nomi, una lista sterminata: Blasetti, Frank Capra, Kubrick, Godard, Akira Kurosawa, Powell, Zavattini, Buñuel, una specie di festa per il 50° anniversario. E poi negli anni tanti altri registi importanti sono stati premiati. Vedete, nel 2000 un Oscar alla carriera a Clint Eastwood, che fu un po' contestato, ma assolutamente strameritato. E poi a seguire, nella foto vedete l'ultimo Leone d'Oro alla carriera, che è quello tributato a Liliana Cavani nel 2023, quindi nell'ultima edizione della mostra, ha ricevuto questo ambito riconoscimento. È un nome che è assente, che ho provato a cercare ma è assente, è il nome di Walt Disney. Non ha mai ricevuto un Leone d'Oro alla carriera, nonostante i film Disney, alcuni, siano stati premiati. Per esempio Biancaneve e i Sette Nani riceve un premio importantissimo nell'edizione del 38, ma a Disney non viene mai assegnato un Leone d'Oro alla carriera. Invece vi segnalo, nel 2009, segnalo ai più giovani, il Leone d'Oro alla Pixar, un Leone d'Oro storico, quello assegnato allo studio di animazione della Pixar nel 2009. Fu un anno memorabile, e io me lo ricordo, ci fu l'anteprima del film Up, a Venezia, e tutto lo studio Pixar animò la mostra del cinema di Venezia con delle decorazioni fantastiche in tutte le sale. Un anno incredibile. Un fenomeno che si è verificato negli ultimi anni è quello del lancio dei film della mostra in chiave corsa agli Oscar. Questa è una caratteristica proprio della mostra degli ultimi anni. Vedete, dal 2013 in poi, ricordo nel 2013, ero presente, ci fu come film di apertura dell'edizione del 2013 Gravity. Gravity di Alfonso Cuarón, George Clooney e Sandra Bullock, film spettacolare, tutto in 3D, fu un film di apertura della mostra, e poi si avviò verso un percorso di conquista di numerosi Oscar. Vedete, dal 2014 in poi seguono tanti film importanti premiati con gli Oscar passati da Venezia. Nel 2018 succede una cosa interessante che vedremo dopo,
Nel 2019 vince il Leone d'Oro Joker. Il Leone d'Oro lo vince Joker. E qui succede un finimondo perché nessuno se l'aspettava. Altra cosa importante che vi segnalo è quella che ho scritto alla fine della slide, cioè nella storia solamente 3 film hanno vinto il Leone d'Oro o comunque il premio più importante a Venezia e l'Oscar per il miglior film. Sono solo 3. Uno addirittura nel 1948, che è un grandissimo Amleto di Laurence Olivier, e gli altri in anni molto più recenti: 2017 The Shape of Water di Guillermo del Toro e 2020 Nomadland di Chloe Zhao. E adesso arriviamo alla parte, diciamo, un pochettino più storica, sulle edizioni più memorabili della mostra. Ho voluto citare un film molto bello che non è passato da Venezia, ma si chiama I migliori anni della nostra vita. L'ho parafrasato con I migliori anni della nostra mostra. Nel 32, ho accontentato la richiesta sui manifesti, ho fatto una ricerca sui manifesti e ho trovato quelli delle edizioni storiche. Quello che vedete nella slide è il manifesto della prima edizione della Mostra del Cinema, che non si chiamava Mostra del Cinema, si chiamava Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica. Siamo nel 32, vedete già sul manifesto c'è scritto 15 serie di proiezioni all'Excelsior, film inediti, riduzioni ferroviarie anche addirittura erano previste all'epoca. E ecco, qui vedete l'elenco di alcuni dei film presenti, e l'Italia era rappresentata da un film che adesso vi faccio scoprire. Andiamo a vedere. Stati Uniti,
dagli Stati Uniti, e questo è significativo, cioè siamo nel 1932, il contingente di film presentati alla mostra americani è enorme e sono tutti film importantissimi, sono tutti film registi importanti, pellicole fondamentali della storia del cinema che passano già nel primo anno della storia di Venezia dalla mostra. E, però c'è un'altra curiosità che merita di essere diciamo scoperta. Qual è in assoluto il primo film presentato alla mostra del cinema di Venezia? Lo scopriamo, cioè la primissima proiezione che si svolge a Venezia nella prima edizione. Il primo film che si vede a Venezia qual è? È questo. Thou wast not born for death. Che sia un horror americano, quindi un film di genere americano che apre, inaugura il contesto di mostra del fascismo. Nonostante il fascismo, questo ci sta a dire una cosa importante, le primissime edizioni della mostra godono di una grande libertà, diciamo, di scelta dei film. Assolutamente, raccolgono veramente il meglio che c'era all'epoca. Considerate che il primo film sonoro, questo è importante, il primo film sonoro viene realizzato solamente nel 1927 solamente nel 1927, noi siamo nel 1932, quindi il cinema è giovanissimo. Il cinema sonoro è giovanissimo, ha solo 6 anni di vita, ma è in piena esplosione, soprattutto in America. In America è già pienamente attivo il sistema degli studios, quindi i grandi studios, pensate, Paramount, Fox, Warner, sono tutti già attivi e portano a Venezia tutto il meglio che c'è ancora. Una cosa importante è il criterio di selezione. Fino agli anni 50 i film inviati a Venezia vengono selezionati dai paesi, cioè gli Stati Uniti scelgono, diciamo, un contingente di film, 10 film, 8 film, e li mandano a Venezia. Sono gli uffici cinematografici nazionali che fino agli anni 50 fanno questa selezione. Dagli anni 60 in poi, 70, cambia tutto, cioè è la mostra che invita alcuni film a partecipare. Vedete, questi sono alcuni resoconti dopo la prima proiezione del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un film che creò ovviamente un po' di scalpore, perché insomma pochi si aspettavano di vedere in apertura un film del genere, un film anche molto libero, perché era realizzato prima dell'introduzione del cosiddetto codice ICE. Il codice ICE negli Stati Uniti era un codice di censura, di regolamentazione, che entrò in vigore nel 32, anzi entrò in vigore dopo, nel 34-35, quindi qui siamo ancora nella fase cosiddetta pre-code, cioè prima del codice ICE. Questa foto, una foto bellissima che vi invito a rimirare, è una foto del primo pubblico della mostra del cinema di Venezia. Qui siamo sulla terrazza dell'Excelsior. Questo è l'interno dell'hotel Excelsior. Vedete queste poltroncine di vimini strane, sono utilizzate per la proiezione, sono tutti ovviamente in abito da sera, abbigliati. Sono domanda, non ho mai partecipato a questo film.
Mussolini alla prima edizione non c'è, all'inaugurazione non c'è, negli anni successivi sì. Arriviamo al 36, vedete, diamo un, c'è il manifesto, vedete il manifesto ufficiale del 36, e vedete le coppe Mussolini. Nel 32 non si assegnano premi, la prima edizione non assegna premi, nel 36 già si assegnano le coppe Mussolini, che abbiamo detto sostituiscono i Leoni d'Oro, non ci sono ancora i Leoni d'Oro. Già il contingente di film italiani è un po' più rappresentato, però vedete ci sono ancora dei nomi assolutamente rilevanti della storia del cinema, anche americana: Frank Capra, John Ford, Max Ophuls dalla Francia, tutti nomi di grandissimi maestri che sono presenti a Venezia. Coppa Mussolini, già vediamo, cominciamo a entrare nel clima, il film che vince il premio, film italiano che vince il premio, è Lo Squadrone Bianco di Augusto Genini, Genina, che era un film di propaganda. Quindi già siamo proiettati verso gli anni più difficili. E adesso facciamo una piccolissima cavalcata di cinegiornali, vediamo un po' cosa succede in quegli anni lì. Passiamo, partiamo dal 36, vediamo un po' che succede. Consegna le coppe assegnate alla quarta esposizione internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che ha segnato luminose affermazioni della produzione nazionale. La Coppa del Duce per il miglior film straniero ha premiato L'Imperatore della California e quella per il miglior film italiano, Squadrone Bianco, produzione Roma Film. La Coppa Volpi per il miglior attore è stata assegnata a Paul Mooney per La vita del dottor Pasteur. L'Istituto Luce con Il cammino degli eroi ha vinto la Coppa del Partito per il miglior film politico-sociale e quella dell'Istituto per la cinematografia educativa per il miglior film scientifico. Vedete, una serie di premi, il film per il miglior film educativo, insomma c'erano tante di quelle denominazioni varie. Qualcuno motivo per scegliere Venezia come simbolo? Se è lente, se... l'abbiamo detto. Forse non c'è. Allora, nell'ambito della Biennale nasce tutto, che è un ente che ha sede a Venezia. La Biennale ha sede a Venezia. Ma le arti, dicevo, tutte le arti tradizionali. Tutte le arti. La pittura, eccetera. E fanno introdurre, questo per il personaggio di Giovanni, introdurre questa nuova arte, come la chiamo? La settima arte. Sì. E la settima, tutta la arte. E poi Lido in particolare, perché c'è questo elemento turistico anche legato agli alberghi. Vediamo cosa succede nel 39. Il ministro della propaganda del Reich a Goebbels col ministro Alfieri proseguiva in motoscafo verso il Lido, dove era a riceverlo il conte Volpi di Misurata. Non mancano tra tanti nostri divi esponenti del divismo d'oltreoceano, vecchie e care conoscenze del nostro pubblico che nonostante l'assenteismo degli Stati Uniti dalla mostra non hanno voluto rinunciare all'incanto di questo soggiorno. Signore e signori, siamo nati all'indomani della cinematografia muta. Abbiamo assistito al trionfo del sonoro, assisteremo al trionfo del colore. Quella che avete visto è la sala grande della mostra del cinema di Venezia, e quello che parlava è il conte Volpi di Misurata. L'unico discorso del conte Volpi che si riesce a sentire, vedete, assisteremo al trionfo del colore, dice, perché erano i primi anni che si tentavano questi esperimenti. Avete visto già alcune presenze, diciamo, ingombranti. Vediamo cosa succede nel 40. Istantanee all'inaugurazione della settimana cinematografica a Venezia.
l'arrivo del ministro Pavolini. Il rapporto di apertura della mostra tenuto alla presenza dell'Altezza Reale il Duca di Genova. Terminato il rapporto a Ca' Giustinian, il ministro Pavolini e le altre autorità si sono recate al Teatro Rossini, dove è stato organizzato uno spettacolo per militari. Al suo apparire dal palco centrale, i 1500 militari che gremivano la platea sono scattati in piedi acclamando. Dopo il saluto al re e al duce, ha avuto inizio la prima visione della mostra, dedicata con fraterna solidarietà ai nostri soldati di terra, di mare e di cielo. Sono immagini, diciamo, dolorose, però vedete, già non siamo al Lido, non siamo nel Palazzo del Cinema, siamo in un teatro, il Cinema San Marco, Teatro Rossini di Venezia. E le cose peggiorano ulteriormente, vediamo cosa succede nel 42. Venezia, cronaca della decima mostra del cinema. L'arrivo del ministro Goebbels. Il cordiale incontro col ministro Pavolini. Il fervido benvenuto dei veneziani alla rappresentante del Rai. Piazza San Marco è costellata di cartelloni cinematografici. Nella sala maggiore del ridotto, il ministro Pavolini consegna i premi nazionali di cinematografia per l'anno ventesimo. Il regista Mario Camerini, l'attore Carlo Ninchi, gli sceneggiatori Barbaro, Passinetti e Chiarini, l'operatore Carlo Montuori. E quindi, insomma, avete visto, negli anni 40, 41, 42 non si chiama neanche più Mostra del Cinema, si chiama addirittura Settimana Cinematografica Italo-Tedesca. Tedeschi già erano in qualche Italia. La dice tutta. Le cose cominciano a cambiare fortunatamente nel 1946. Nel 46 si svolge coraggiosamente, avventurosamente, una edizione della Mostra del Cinema che non viene computata nel novero, cioè non è calcolata. Si chiama appunto Manifestazione Internazionale d'Arte Cinematografica. Viene realizzata all'ultimo minuto al Lido di Venezia. Vedete il manifesto, bellissimo, una specie di cavalluccio marino che risorge dalle acque, potremmo dire. E questa è un'edizione clamorosa, incredibile. Perché? Perché ovviamente arrivano, come se si riaprissero le porte del cinema americano. Dopo 10 anni di pausa, di flusso di film americani a Venezia, arrivano nel 1946 tutti quelli girati negli anni precedenti. Quindi sono inclusi anche film girati negli anni 40, 41, 42. E la selezione è straordinaria. Leggete alcuni nomi. Sono dei capolavori proprio assoluti, Amanti perduti di Marcel Carnet, un capolavoro inarrivabile, Paesà di Roberto Rossellini, Enrico V di Lorenzo Vivo, c'è genio realismo. Ritroviamo Ruben Mamoulian, che è il regista di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, come abbiamo detto, ma è un grande regista, Sangue e Arena, un capolavoro. Tyrone Power. Grandissimo film. Vedete, c'è Bambi, c'è la Disney. Non è ancora il cartone animato. Ah, è già il cartone animato. Uscito l'anno precedente, in quei mesi lì, viene presentato a Venezia nel 1946. E c'è un film russo importante, Chapayev. Cioè, vedete, nel 1946 già arrivano in massa film americani, russi, quindi troviamo già questa prima commissione importante. E le cose migliorano ulteriormente nel 47 e 48. Nel 48 c'è un'edizione memorabile della Mostra del Cinema di Venezia, con delle presenze straordinarie.
registi importanti, film importanti, c'è cioè La terra trema di Visconti, Il tesoro della Sierra Madre di John Huston, c'è John Ford, c'è Elia Kazan, c'è Laurence Olivier con Amleto e Orson Welles con Macbeth, cioè c'è veramente l'apice della storia del cinema, tutto riversato in un anno. C'è Duello al sole di King Vidor, un altro capolavoro, Scarpette rosse dall'Inghilterra, Michael Powell e Presburg, sono tutti film che oggi considereremmo dei massimi, sono tutti raggruppati in quell'anno. Vediamoci un cinegiornale del 48 per vedere un po' com'è cambiata l'aria. Rispondono a un brillare di stelle le luci del palazzo, palazzo del cinema che da quest'anno torna ad ospitare la mostra. Sfarzo di vesti, sfarzo di nomi. L'inizio dello spettacolo è imminente. L'onore di aprire la mostra tocca per sorteggio al film inglese Scarpette rosse di Powell e Pressburger. La massima gara cinematografica del mondo si annuncia quest'anno di importanza eccezionale. L'Italia manda 6 film. Imponente la partecipazione americana, ma la giornalista Maxwell non anticipa indiscrezioni. Un regista divenuto produttore, Anatol Litwock, e un magnate della produzione, Mr. Feldman. Pabst, col pensoso film antirazzista Il processo, ha ottenuto uno dei maggiori successi della mostra. Nona mostra, fortune artistiche e successi al cinema nostro e a quello degli ospiti di tutto il mondo. Avete visto che il conteggio riparte indietro, cioè siamo tornati alla nona mostra perché erano state escluse le edizioni precedenti. È chiaro che nel corso di tutti gli anni 50 la presenza americana a Venezia è fortissima, cosa che continua negli anni 60 fino a un momento di rottura, potremmo dire, che arriva negli anni successivi. Vedete, nel 51 ancora una grande edizione con dei grandi classici, c'è Rashomon di Kurosawa che vince il Leone d'Oro nel 51, un capolavoro assoluto, e c'è questo caso del film Otello di Orson Welles che viene prima annunciato poi ritirato, Billy Wilder, Alice nel Paese delle Meraviglie, insomma sono anni straordinari. Con un rapido balzo arriviamo nel 1966. Nel 1966 siamo alla 27esima mostra del cinema di Venezia e siamo in piena epoca di contestazione, e questo lo vediamo già dai titoli presenti, no? E lo vediamo in particolare dal premio assegnato al Leone d'Oro. Il Leone d'Oro in quell'anno va alla Battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, insomma un film che stravolge un po' tutti i connotati delle premiazioni veneziane, ma anche gli altri film presenti, vedete, c'è Vittorio De Sica, c'è François Truffaut con Fahrenheit 451, insomma è una selezione che risente moltissimo del clima della contestazione. Però sono ancora gli anni di presidenza del professor Chiarini. Professor Chiarini che viene contestato perché? Perché è l'emblema del vecchio, diciamo, è l'emblema di quello che, tra l'altro, lui ha un passato fascista, non lo aveva mai rinnegato, anzi ne era fiero, cioè lui lo diceva apertamente, è un accentratore, cioè uno che ama decidere tutto lui. Il gruppo di contestatori capeggiato da una sigla che è quella dell'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, che vede al suo interno persone come Pasolini, Pontecorvo, Ferreri, Umberto Lucci, tutti molto bell'occhio, tutti molto ideologizzati, individua in Chiarini l'obiettivo della contestazione. Però la cosa interessante è che Chiarini a un certo punto si dimette, quindi è lui a decidere basta così. Nel 68, la sua ultima edizione, lo vede appunto dimissionario. Facendo un altro salto arriviamo al 79, abbiamo detto che c'è stato questo lungo periodo di buio negli anni 70 in cui non si svolgono mostre vere e proprie, se non delle rassegne in cui un ruolo di direttore ce l'ha Carlo Ripa di Meano in quegli anni, negli anni 70. Arriviamo al 79 in cui il rilancio della mostra è tutto opera di Carlo Lizzani. Carlo Lizzani si rimette all'opera e realizza
delle edizioni importanti in cui soprattutto cerca di riallacciare il rapporto con gli Stati Uniti, cosa che era stata assolutamente troncata durante l'epoca della contestazione. Il suo mandato termina nell'82, nell'82 vedete con un'edizione importantissima che annovera tanti autori importanti dell'epoca, Peter Greenaway, Bellocchio, Franco Piano, il grande regista, Fassbinder, Leone d'Oro va a Wenders, Wim Wenders tedesco, quindi a sancire una nuova storia che premia appunto il cosiddetto nuovo cinema tedesco. La cosa interessante è che durante quegli anni ritornano a Venezia i grossi successi commerciali, blockbuster. Pensate, durante gli anni 80 passano da Venezia Guerre Stellari, Indiana Jones, E.T., Chi ha incastrato Roger Rabbit, in seguito Salvato il soldato Ryan, prima vedete Blade Runner, tutti i film commerciali americani che vengono comunque presentati e valorizzati a Venezia. Ci avviciniamo ai nostri anni contemporanei, vedete, nel 99 c'è il primo anno di direzione Alberto Barbera. Da segnalare il film d'apertura. Il film d'apertura del 99 è Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, che viene presentato postumo perché Kubrick muore nel marzo e il film viene presentato con un grande evento, diciamo, di risonanza mondiale a Venezia con Nicole Kidman e Tom Cruise, che sono i grandi protagonisti della passerella. Film tremendo. Eyes Wide Shut. Vedete, nel 2007 succede una cosa importante. Per la prima volta il direttore della mostra del cinema del 2007, Marco Müller, decide di fare una cosa rilevante, cioè solo nel 2007 tutti i film presentati a Venezia sono delle anteprime mondiali. Cioè dal 2007 in poi Venezia accetta solo film in anteprima mondiale, inediti. Invece in tutti gli anni precedenti diciamo, ci si accontentava anche di film passati per altri festival, quindi è un elemento importante. Arriviamo proprio agli anni più vicini a noi, vedete, nel 2018 succede una cosa importante che i più giovani sicuramente riconosceranno e conosceranno e ricorderanno. Viene premiato questo film che si chiama Roma, non so quanti di voi lo conoscono. E Roma è un quartiere di Città del Messico, come un quartiere di Città del Messico, e il film è un grandissimo film diretto da Netflix, hanno dato, e ha avuto un brevissimo passaggio nelle sale. Però qual è la novità epocale? La novità epocale è che Venezia è stato il primo festival che si è aperto anche ai film usciti sulle piattaforme e non in sala. Cosa che Cannes non ha mai fatto. Cannes è rimasta, diciamo, secondo me no, ha fatto male. Cioè ha fatto bene per Venezia, perché Venezia raccoglie tutto quello che Cannes non ammette. C'è un nuovo canale di distribuzione che va riconosciuto, è fondamentale. Vi dico solo questo, alle spalle dell'Hotel Excelsior c'è l'attracco dei vaporetti, no? L'attracco dei vaporetti aveva negli anni sempre delle bandierine con i nomi dei vari studios, no? Warner, Paramount, Fox. Da qualche anno c'è la bandierina Netflix. Quindi è un colosso che non si può, diciamo, ignorare. E questo film merita assolutamente di essere ricordato. Adesso che ci siamo alle ultime battute, vi faccio vedere il trailer. Certo. Yeah.
film importante, vi consiglio di recuperarlo se non l'avete visto. Roma, e tra l'altro sancisce il grande momento dei registi messicani, che sono stati più o meno tutti premiati a Venezia: Del Toro con The Shape of Water, questo, Iñárritu, sono tre registi messicani che hanno molto frequentato Venezia. Arriviamo all'ultimissime battute, un'edizione che rimarrà sicuramente nella storia, è questa. Allora, nel 2020 io ero alla Mostra del Cinema, è stata la Mostra del Cinema di Venezia, è stato l'unico festival mondiale che si è tenuto durante l'epoca. Non è stato interrotto, con grande coraggio il direttore Barbera ha voluto perseverare e è riuscito a tenere in piedi il festival. Allora, io ero presente, vi posso dire che il 2020 è proprio l'anno pieno della pandemia, però l'organizzazione che ci fu a Venezia quell'anno fu impeccabile. Vedete, nella foto c'era distanziamento di posti, obbligo di mascherina, rilevamento della temperatura corporea a tutti gli ingressi, sanificazione, insomma. Nessuno prese il COVID. Pochi presero il COVID, io no, fortunatamente no. Considerate che in quell'anno il Festival di Cannes fu fermo, tutti gli altri festival furono fermi, Venezia no. E concludiamo questa carrellata con i manifesti. Abbiamo visto nelle slide precedenti i manifesti storici dal 32 ad oggi. Dall'edizione del numero 69 in poi i manifesti sono stati assegnati commissionati a dei disegnatori, illustratori importanti italiani. Cinque edizioni sono state assegnate, commissionate a Simone Massi. Simone Massi è un grande disegnatore e illustratore italiano e animatore, che ha fatto anche un bellissimo film, un lungometraggio di animazione presentato a Venezia l'anno scorso. L'abbiamo intervistato con la rivista One, quindi segnalo questa anteprima, uscirà a gennaio. E questi sono i cinque manifesti disegnati da Simone Massi. Vedete, il primo omaggia della nave va di Federico Fellini con il rinoceronte, e dopo Simone Massi ci sono stati i manifesti disegnati da un altro grande illustratore italiano, che è Lorenzo Mattotti, grande autore, vedete che sono tutti diversi, con dei colori dominanti, e arriviamo al manifesto di quest'anno, su cui molti se ne saranno incuriositi. C'è poco da spiegare. Ma io non so, non conosco le intenzioni del disegnatore, quindi non so, dovremmo interpellare lui. È una strada con la targa 80, come le 80 edizioni della mostra, proiettata verso il futuro, probabilmente. La reggia di Casetta. La reggia di Casetta. Ah, sempre la cascata della reggia. Bene, chiudo con un richiamo doveroso alle fonti che ho utilizzato per questa presentazione, e vi faccio vedere due cimeli che conservo, che ho portato qui. Sono due cataloghi, perché ogni anno la Mostra del Cinema di Venezia ha prodotto dei cataloghi. Sono riuscito a reperire il catalogo del 1934 della seconda edizione, che è quello che vedete a sinistra, e un altro catalogo storico, che è quello della Mostra del 51, che è conservato. Con queste mie due considerazioni, uno che il festival è stato esterofilo, che sono più gli stranieri che gli italiani presenti, premiati, eccetera eccetera, e l'altro che questa presentazione è uno stimolo a vedere i film, perché lui ci ha detto solo la cornice, ci ha detto solo l'autore, l'anno, cioè ci ha dato le nozioni, come dire, di base, ma i contenuti del film, se ancora oggi quando si vede il film, quindi non è scuso, se si vorrà, dai soci, dagli amici, eccetera, in futuro organizzare una specie di cineforum, noi
dei primi, chi fu il primo a fare il cineforum con un largo da Sinetti, in cui vediamo il film e poi discutiamo i contenuti del film, perché stasera non possiamo fare. Detto questo, io ringrazio il nostro caro Stefano e gli porto un piccolo omaggio. Grazie mille. Che servirà anche per i tuoi, adesso sono più di tutti, adesso sono i CT, e poi il manifesto di stasera da conservare e le nostre pubblicazioni, che forse tu già hai, ma un po' più. Grazie. Non penso che la raccolgo un altro. Grazie.